Allora mi tocca riportarvi di nuovo alla realtà, nonostante le tendenze di voler fare una proiezione di quello che sarà il futuro. La realtà ti fa vedere che l'Italia ancora oggi non è ancora pronto a quel confrontarsi con l'altro, il diverso da sé. E per chi vive questa esperienza quotidianamente, ci sono queste situazioni, non voglio chiamarle di razzismi, molte volte sono situazioni di imbarazzo, l'imbarazzo della differenza che percepiscono chi lo fa e chi lo subisce. Allora io ho coniato il termine imbarazzismi proprio per definire questa situazione a metà strada fra l'imbarazzo e il razzismo. L'imbarazzo della differenza che è legato essenzialmente a diversi fattori. Nella quotidianità è legato al linguaggio, atteggiamenti etnocentrici, tutto basato essenzialmente sul pregiudizio. Quindi sarà importante proporre soluzioni per decostruire il linguaggio, proporre soluzioni per decentrarsi. Allora, partendo dal linguaggio, prima l'aveva sottolineato Graziella, il linguaggio verbale è molto importante, ma è importante anche il linguaggio non verbale. Io per illustrarli vi racconterò gli episodi di questi imbarazzismi. Il primo è un'esperienza vissuta sul treno, andando a scuola di specialità, che in genere sul treno, linguaggio non verbale, io vedo che quando mi siedo difficilmente la gente viene a sedersi vicino a me, occupano tutti gli altri posti, solo quando non possono fare diversamente allora si siedono vicino a me. O arrivano, come questo signore, mi vede e mi fa "Hello, America?" Io gli faccio "No, Africa." "Tu che paese Africa venire?" Mi dico "Ma perché parla così?" E dico "Togo." E in genere quando dico Togo, la gente non sa dove è il Togo, pensano tutti ai biscotti. E a lui quando ho detto Togo mi fa "Ah, Togo, forse nel tuo dialetto si dice Togo, perché noi in italiano diciamo Congo, hai capito? Congo, è vero che non so tante cose, ma almeno da dove vengo." Quindi le nostre parole, anche il dare tu, è importante. Molte volte dicono "Ah, gli stranieri danno del tu." Gli stranieri imparano la lingua italiana in Italia. Se gli italiani dicono a loro tu, loro pensano che bisogna dare del tu. Non sono loro che danno del tu, sono gli italiani che insegnano a loro a dare del tu. Linguaggio non verbale è quando salgo sull'autobus e la sciura mi vede e si stringe la sua borsetta. Non mi ha detto niente, non mi ha detto "così sei un ladro", ma me l'ha fatto capire. Il discorso di occupare i posti, sì, i miei figli lo vedono in modo diverso, mia figlia dice "ma papà, insomma, poi alla fine hai tutto il posto per te." Mio figlio mi fa "guarda papà che fanno così anche con i preti perché, e le suore perché dicono che portano sfiga." Le nostre parole sono importanti, lo sottolineava prima Graziella, perché il nostro linguaggio è un'espressione e porta il senso del nostro immaginario, perché dietro ogni parola che noi diciamo c'è un immaginario molto fecondo. Quando noi diciamo parola neve, chiudiamo gli occhi, tutti vediamo la distesa bianca. Dietro ogni parola c'è un significato ben specifico. Le parole, diceva lei, non sono pietre, le parole sono colorate, dico io, non sono neutre. La parola extracomunitario, perché le parole possono avere valenza includente il valore
escludente, la parola extracomunitario è una di quelle parole che escludono, perché innanzitutto ci definiscono per quello che noi non siamo. È come se dicesse a Francesca: tu sei non Paola. Le persone vanno a definire per quello che sono. Allora innanzitutto siamo cittadini. Dire cittadini non comunitario è molto importante, perché ci dà già il diritto di cittadinanza, e questo è una valenza della parola non indifferente. Ma l'atteggiamento non è solo nel linguaggio, dicevo, nei gesti. L'esperienza, quando un giorno siamo andati a fare la spesa con mia moglie, abbiamo riempito i carrelli, arriviamo alla macchina, carichiamo la macchina, e la mia dolce metà, in tutti i sensi, mi spinge il suo carrello per portare i due carrelli per recuperare i soldi. E io vado avanti con i miei due carrelli e sento qualcuno dietro che fa psss, mi giro, c'è un signore che mi spinge anche lui il suo carrello. Ho imparato una cosa importante in questi anni, è quello di fermare il giudizio. Mi sono detto: ma perché l'ha fatto? Sicuramente l'ha fatto anche a fin di bene, perché ha pensato: povero negro che è sul parcheggio a raccattare i carrelli, lui do il mio carrello così guadagna qualche cosa. Quindi la sua intenzione sicuramente era positiva, ma quello che le ha portato a fare il gesto è la mia differenza, che è stata la mola, perché se vedeva un italiano non l'avrebbe fatto istintivamente. La curiosità verso chi è diverso a volte è quasi ridicola. Quando mia moglie, che è italiana, ci siamo sposati 25 anni fa, allora immaginate l'Italia di 25 anni fa, perché allora era addirittura qualcosa di straordinario, che mi ricordo che ci avevano invitato da Costanzo per parlare della coppia mista, no? Che poi tutte le coppie sono miste, no? E mio figlio mi chiedeva: ma papà, perché dovete andare a parlare di questa cosa? E dico: sai, perché papà è nero, la mamma è bianca, allora la gente... Dice: papà, per me una coppia mista è un uomo che sposa un robot. E penso che abbia ragione lui. Allora la gente, le amiche di mia moglie gli chiedevano: ma lui cosa mangia? Qualcuno sicuramente pensava mangiava un suo serpente affumicato o ginocchio di elefante bollito, cioè qualcosa di strano sicuramente. A mia figlia qualcuno gli ha detto: ma cosa vuol dire avere un papà nero? Mia figlia mi dice: mio papà non è nero, mio papà è malone. Ma papà, io per loro sono il loro papà, come tutti nasciamo ci troviamo con un papà e lo chiamiamo papà. Non si sono mai posti il problema di avere un papà diverso, almeno me lo ci spero. Molti si chiedevano: ma in chi si identificheranno i vostri figli? Io penso che sicuramente era un quesito che si ponevano i milanisti, perché pensavano bianco e nero, chissà che famiglia di zebrati vengono fuori, e si preoccupavano di questo. Quando mia moglie andava in giro con loro, abbiamo due figli, un maschio e una femmina, la gente la fermava per strada e le chiedevano: ma sono fratelli e sorelle? E mia moglie dice: sì. Oh, che brava Shura che li ha adottati tutti e due. Perché la gente non riusciva ancora a mettere l'idea che possono essere persone di altre culture che vivono in questo paese. Quindi è importante decostruire il nostro linguaggio. Ma decostruire il nostro linguaggio sicuramente non è facile, perché a volte non sappiamo cosa dire. Il caso di un paziente che arriva, perché io di mestiere faccio il duturo, come dicono dalle mie parti, arriva e chiede all'infermiera: ma non c'è quel dottore? E l'infermiera perversa, come sono tutte le infermiere, fa: quale dottore? Dice: sa, quel dottore, quello con la barba. Ma ne abbiamo tanti qua con la barba. Sa, quello che porta gli occhiali. Perché non sapeva la signora se stava bene dire dottor negro,
il dottor abbronzato, il dottor di colore, perché era imbarazzata su quale termine usare. Alla fine io ero di là dietro il paravento a fare un gesso e dice: adesso voglio vedere come se la cava. E alla fine le fa: ma sa quel dottore, quel negrettino. Le parole sono importanti. Quel negrettino in fondo ha cercato il diminutivo proprio per addolcirlo, per renderlo meno denigratorio, perché la parola nera è legata a tanti discorsi nella lingua corrente. Uno è incacchiato nero, no? Uno dice che ha la faccia nera, cioè ci sono delle espressioni, ma non è importante quanto cosa si dice, ma quello che c'è dietro la parola che si dice. Quando mia moglie mi dice è negraccio, non credo che lo dice perché è razzista, perché la tenerezza che c'è dietro la parola è più grande della parola stessa che viene pronunciata. È vero che alcune cose stanno cambiando perché le note nere stanno cercando di fare diventare bianche ultimamente, e mi consola il fatto che la mia tintarella, quando arriviamo a novembre, sarò l'unico che rimane, no, con questa. Uscire da queste abitudini, soprattutto dal pregiudizio, suppone uscire da molte volte da una forma di etnocentrismo. I pregiudizi, premetto che siamo tutti pieni di pregiudizi. Donne al volante, pericolo costante, i giovani non hanno niente nel cervello quando non sono molto tutti chiusi, i genovesi non vogliono prestare soldi a nessuno e nessuno affiderebbe il suo gatto a un vicentino. Quindi molto sono i pregiudizi e i luoghi comuni che noi, ma anche in positivi, i svizzeri sono sempre precisi, no? Però molte volte negativi per quanto riguarda per esempio gli italiani. Questo etnocentrismo viene concentrato in un detto in Togo che dice che chi non è mai uscito da casa sua pensa che solo sua madre sa far bene il sugo. Forse conviene uscire ogni tanto per rendersi conto che sono altre madri che sanno fare anche il sugo. Io ho provato a portare un mio amico tedesco in Togo durante le vacanze. Quando siamo arrivati, un amico, parlavamo fino a delle ore impossibile, io e Michael, e volevamo cambiare il mondo, eravamo molto giovani. E quando un'estate siamo andati in Togo, è arrivato, era curioso di tutto, guardava a destra, a sinistra, e poi era felice perché era a casa mia, mangiava con noi, vedeva una visione dell'Africa diversa di quelle che vanno a Malindi, no? In quegli alberghi, tutto per italiani, cibo italiano, parlando italiano. Dopo un po' ho visto che Michael non parlava più. Io dico: ma com'è? Eravamo così amici in Italia, vieni a casa mia e non mi parli più. No, niente, ma come niente? Io insisto sempre, i miei figli dicono: papà rompi, no? E alla fine mi fa: no, sai, perché io non riesco a capire, qui non c'è la privacy, c'è sempre gente per casa, mangiate tutti nel stesso piatto, tutta questa musica, questo rumore, poi vestite sempre tutti colorati, camminate così lenti, non rispettate gli orari, cioè ne aveva da dire per tutti. E ho detto: ma guarda che questo modo di essere, sono questi elementi della mia cultura, se li rifiuti, rifiuti la nostra cultura. Ma lui non era convinto e ci siamo lasciati un po' malamente. Io sono ritornato in Italia e quando sono andato a prendere l'aeroporto a Bologna, è arrivato, mi abbraccia forte e dice: sai così, io ho imparato in Togo che io sono europeo. Io ho detto: no, tu in Togo hai imparato che sei tedesco, che è un'altra cosa. Ma il nostro atteggiamento etnocentristico a volte è esasperato a tale punto che io un giorno in una classe ho chiesto ai ragazzi: ma chi è un razzista? I ragazzi mi fanno: così il razzista è il bianco che non ama il nero. Ho detto: bravo, è il nero che non ama il bianco, come lo chiamiamo? Mi guardano tutti stupiti, come per dire: come può permettersi il nero di non amare il bianco? Anche il razzismo, tanti mi dicono: ma esiste il razzismo antirazzismo? Io dico: ma cioè, perché il razzismo ha solo un senso, è solo una direzione,
e solo quando il bianco non ama il nero, e molti lo dicono ancora, ma è possibile che ci siano dei neri che non amano i bianchi? Questo perché si è così convinti che il modo suo, il modo nostro di pensare sia quello unico. Molte volte l'etnocentrismo e i pregiudizi sono inconsci. Molti non si rendono neanche conto di esserlo. Quando ero in Francia, un mio professore di matematica, eravamo molto amici con i suoi figli, loro andavano sempre a fare le cordate in montagna, disperazione, ho dei brutti ricordi di queste esperienze. E lui mi diceva, guarda così, perché vedevamo una trasmissione sul razzismo, mi fa, guarda così, qui da noi, noi non siamo razzisti, vedi tu mangi a tavola con noi, grazie. Noi ti trattiamo alla pari, noi non siamo razzisti. E dico, sì, prof, sì. Allora, la figlia Françoise, io dico, ma se per caso nasceva qualcosa fra me e Françoise, e gli vengo a chiedere la mano di Françoise, lei cosa dice? E lì è un'altra cosa, mi fa. Da quel giorno non mi ha mai più invitato a casa sua. È quello che fa dire a tanti mogli e buoi dei paesi tuoi. Ma tutto questo, pregiudizi, atteggiamenti, sono legati alle apparenze. Perché noi, per semplificare le cose, abbiamo tendenze a lavorare sulle apparenze. Se io, perché le apparenze ci permettono di semplificare le cose. La nostra pigrizia mentale ci porta a fare questo. Se per esempio io vado in ospedale, sono vestito col mio camice. Il mio camice è potente. Il mio camice mi sbianca un tantino. E se entro in una stanza e dico, Shura, si spogli? Si spoglia. Nessuno mi chiede la mia laurea o il camice. Se adesso esco per strada e dico a una... Si spoglia, per minimo mi chiamano i carabinieri. Ma l'apparenza, io dentro l'ospedale sono udutur. Il mio dramma quotidiano è questa paranoia che quando io esco dall'ospedale divento vucumpra. Perché non ho più la mia protezione, non ho più la mia corteccia che mi permette di avere un ruolo sociale dentro questa società. E così, come l'altro giorno ero a Verona, sul binario, e di colpo vedo due carabinieri che corrono, attraversano le rotaie, arrivano da me e mi fanno documenti. Dio, cosa ho fatto? Ero lì, c'erano tante altre persone con me sul binario, perché sono venuti lì, da, beh, fanno il loro lavoro, tiro fuori i documenti e do a loro i documenti. Poi dico, posso fare due domande? Mi dicono, sì, dico, ma lo sapete che è pericoloso attraversare? E mi dicono, ma no, ma guarda che noi nell'esercizio della nostra funzione lo possiamo fare. Dico, lo sapete quanti muoiono nell'esercizio della loro funzione? Poi la seconda domanda, dico, ma perché siete piombati da me con tutta la gente? Noi non siamo razzisti, io dico, ma io non ho mai detto questo, lo state dicendo voi. Un'altra volta invece eravamo andati io e mia moglie in questo tribunale dei minori a Milano perché volevamo adottare un bambino togolese. E quando sono andato lì mi ero già preparato perché... Come tutti sapete com'è la burocrazia, dappertutto è uguale. Dopo quando è toccato a me, mi sono avvicinato e ho detto, scusi, sono venuto a chiedere informazione su cosa serve per l'adozione. Tu devi andare in questura. Dico, scusi, no, no, devi andare in questura. Dico, ma mi lasci? Giorgio, vieni qua, questo qua non so cosa vuole. Allora, ho cercato di annegare l'adrenalina. Arriva Giorgio, cosa vuoi? E dico, no, sono venuto a chiedere informazioni per sapere come fare, per... devi andare in questura. E dico, ma
ma cosa devo andare a fare in questura? Sono venuto qua a chiedere per l'adozione, perché lei cerca un canale preferenziale per essere adottato? E dico, guardi che... è proprio vero che non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. Sono questi gli episodi imbarazzanti legati alla differenza che quotidianamente uno si trova a confronto con l'altro, l'alterità dell'altro. Perché ci basiamo sulle apparenze, sull'aspetto. Se io mi metto per esempio qui e mi dico, provate a vedere con Elena che differenze abbiamo. Tanti diranno, ah, lei è bianca, tu sei nero, tu hai la barba, lei per fortuna sua non ce l'ha, hai i capelli ricci. Ne troverete tante delle nostre differenze. Ma quando vi chiedo quali sono le cose che abbiamo in comune, diranno, parlate tutti e due l'italiano, siete forse tutti e due italiani, quelli più illuminati diranno siete due esseri umani. Poi finisce lì, semplicemente perché le nostre differenze si vedono, tutti le vedono. Quello che abbiamo in comune la gente non lo vede. L'errore è giudicare e stabilire rapporti solo su quello che noi vediamo. Noi siamo qualcosa oltre le nostre apparenze. Noi siamo qualcosa, il nostro stabilire rapporto con l'altro deve essere stabilito su altri elementi che quello che è l'apparenza della persona. Perché l'altro immancabilmente ci pone un problema, è l'altro che ci pone il problema, non è il diverso, non è il diversamente visibile che pone il problema, è l'altro di per sé. E tutti avete l'esperienza, che racconto sempre, dell'ascensore, in cui entrate in ascensore e tutti vi guardate la punta dei piedi. A meno quelli che riescono, altrimenti guardate lì nell'angolo dove è scritto capienza, peso, e tutti con l'altro che magari è della stessa colore di pelle, della stessa religione, parla la stessa lingua, è l'altro di per sé che rende difficoltosa la difficoltà. E quello che fa dire dalle zone dove abito io, dove vedono l'altro, soprattutto è diverso da sé, come qualcuno che viene a distruggere quello che loro sono, che viene a distruggere la loro identità. E anche questo è un malinteso, capire cos'è realmente la mia identità. Perché la mia identità cos'è? Chiedo a dei ragazzi e mi dicono la mia identità è quello che i miei genitori mi hanno insegnato in casa, la mia identità è quello che ho imparato andando a scuola con gli amici, la mia identità è quello che mi hanno insegnato i miei insegnanti. La mia identità è stata fatta dagli altri. La mia identità sono gli altri che mi definiscono, che mi identificano. Io sono nero perché voi siete bianchi, io ho bisogno di voi per identificarmi. La mia identità non è qualcosa di congelato che mi tengo nel frigorifero, è qualcosa che si forma e si trasforma in continuazione, è qualcosa di poroso, è qualcosa di permeabile, si arricchisce in continuazione con il rapporto con l'altro, perché l'altro... io sono un altro per lui. L'altro non è che un mio altro probabile. Io potevo essere quell'altra persona se ero di un altro colore, nato in un altro paese, con un'altra religione. Non è il nemico, come tanti vorrebbero farci credere oggi. L'altro è essenziale per la nostra crescita, per la nostra identità. Allora, io credo che è importante che noi ci riportiamo l'unico agli altri, forse partendo non dalle nostre differenze, forse partendo da quello che noi abbiamo in comune, partendo dalla nostra umanità. Perché se io riesco ad accettarti per quello che tu sei, come persona, come essere umano, non me ne frega niente se sei verde, giallo, rosso, blu. Anzi, quello che tu sei di diverso realmente mi arricchisce, perché è qualcosa che tu hai che io non ho. So che sono qui a predicare dei convertiti, però è importante che ci ragioniamo su queste cose qui, che è importante l'approccio diverso. E c'è un poeta balcanico, Vilic, che introduce una definizione del termine
intraculturalismo. Qui sono un ambiente di interculturalisti, per cui introdurre un termine di intraculturalismo confrontandolo col termine di multiculturalità. Lui dice, cito, mentre la multiculturalità vuol dire un corpo fatto da diversi punti, l'intraculturalismo vuol dire un punto che si trova in diversi corpi. Mentre il primo cerca le differenze, quest'ultimo si occupa delle stesse caratteristiche che coesistono nelle diverse culture in un'unica società. L'intraculturalità potrebbe essere allora il filo che ci unisce, potrebbe essere il punto di partenza per stabilire rapporti nuovi fra di noi, riconoscere che l'altro è simile a me, ricercare gli elementi di similitudine e poi da lì poi valorizzare quali sono gli elementi di diversità. Quindi noi abbiamo bisogno oggi, più di tutto, poi finisco, vi ho capito, so che siete molto stanchi, abbiamo bisogno oggi, come diceva Edouard Glissant, di ricreare una poetica relazionale fra di noi. Abbiamo bisogno di rivalorizzare i nostri rapporti, come sottolineava prima, interpersonali. Abbiamo bisogno forse di deterritorializzarci, di uscire fuori dall'inculcazione di quello che è il mio, il nostro ambiente, no? Decentrarsi, che il nostro non è il centro del mondo. Dobbiamo provare a marginalizzarci, perché quando io sono al margine ho un rapporto con tutti. Quando mi metto al centro io vedo solo una parte del mondo, quelli che sono dietro io non li vedo. Essere al margine non è un difetto, perché una cultura ci ha fatto pensare che era più importante essere in centro. No, essere a margine è una forza, perché sono nel cerchio con tutti, sono unito a tutti. Allora finisco con un'altra citazione che mi piace, che questa volta me lo sono scritto, in un altro convegno ultimamente ho cercato di dire, non mi ricordavo veramente, mi è dispiaciuto tanto, quindi me lo sono scritto. Questo testo dice: l'uomo che trova dolce la sua terra non è che un tenero principiante, colui per il quale ogni terra è come la propria è già un uomo forte, ma solo è perfetto colui per il quale tutto il mondo non è che un paese straniero. Questa frase lo diceva Ugo di San Vittore nel XII secolo. Grazie.